Da questa sera scatta lo sciopero dei benzinai della durata di 48 ore. La categoria aveva richiesto un ripensamento sul decreto trasparenza sui prezzi dei carburanti, ma le trattative si sono chiuse e lo sciopero si farà. Secondo la Premier Meloni si tratta di un provvedimento giusto e non si farà alcun passo indietro. Quindi da questa sera alle ore 19 sulle strade e alle ore 22 sulle autostrade le pompe chiuderanno per 2 giorni, self-service inclusi. Secondo la categoria, quella a cui si vuol dare inizio con tale provvedimento è una campagna diffamatoria nei confronti dei benzinai. Gli aumenti di prezzo non sono imputabili ai gestori delle pompe, il cui margine di guadagno è costante e non in percentuale sul venduto. Di fatto si lamenta che non si stiano attuando politiche per impedire che il prezzo dei carburanti torni a salire. Il Codacons ha presentato un esposto contro i benzinai, ipotizzando l'interruzione di servizio pubblico. Il provvedimento pietra dello scandalo è la richiesta di porre tra i vari prezzi il prezzo medio del carburante nelle vicinanze, un cartello in più da aggiornare quotidianamente. Esistono comunque già app gratuite, consultabili da chiunque, per valutare già quale tra i distributori di zona applica il prezzo inferiore.